Valar Morghulis, qui Eg dalla Cittadella, e oggi andremo a parlare del Mare Dothraki e dell'unica città di tale regione, Baes Dothrak. Il Mare Dothraki è la più vasta regione conosciuta, che si estende dalla foresta di Kor ad est delle Città Libere fino alle Montagne delle Ossa ad ovest, confina a sud con la Baia degli Schiavisti e la Desolazione Rossa, ed è bagnato dal Mare dei Brividi a nord. Questo territorio, principalmente pianeggiante e coperto da enormi distese d'erba, è stato in passato la culla di grandi civiltà, ma attualmente è abitato solo da un popolo nomade di cavalieri, i Dothraki. La regione è chiamata anche Grande Desolazione a causa delle molteplici rovine di città distrutte dai Dothraki durante il Secolo di Sangue. A parte Baes Dothrak, l'unico segno di civilizzazione rimasto sono delle antiche strade valiriane nei pressi della foresta di Kor. Per il resto il paesaggio è composto da un oceano d'erba che ondeggiando al vento ha portato la denominazione di Mare Dothraki. Tra l'erba spesso più alta di un uomo scorrono alcuni fiumi, il più importante dei quali è il Sarn, che danno sostentamento ai numerosi Khalasar che popolano la regione. Sin da migliaia di anni prima del disastro di Valyria, queste terre erano popolate da molte civiltà diverse, alcune delle quali molto misteriose potrebbero essere solo delle leggende, come gli uomini irsuti, gli spettri dei boschi e i centauri, mentre di altre abbiamo ancora le rovine delle loro città, a testimonianza della loro presenza nella regione. Il più importante di questi popoli, conosciuto come gli Uomini Alti, ha regnato sul regno di Sarnor nell'attuale Mare Dothraki fino alla sua caduta durante il Secolo di Sangue, a causa dei Dothraki. La capitale del regno era Sarnath, che dopo essere stata distrutta da Kalloso viene rinominata col nome Dothraki Vaeskiwo, che significa città di vermi. Tra le altre rovine più famose ricordiamo Essaria, un'antica colonia valiriana chiamata ora Baes Kadok, cioè città di cadaveri, Baes Lexe, la città dei ratti, una volta conosciuta come Gornat, e Satar, la città delle cascate, che fu rinominata Yallikamai, il luogo dei figli piangenti, da Kal Moro, dopo che questo l'ebbe rasa al suolo. La lista delle città distrutte dai Dothraki durante il Secolo di Sangue è ancora lunga. Pur essendo state le sedi di grandi civiltà, ora sono solo rovine. Lo stesso non si può dire di Vaes Dothrak, l'unica città attualmente abitata dal Mare Dothraki. Nell'area nord-est delle Terre Erbose è situata la Madre delle Montagne, l'unica altura in mezzo al mare d'erba, ritenuta sacra dai Dothraki. All'ombra di questa si trova il Grembo del Mondo, un grande lago che si dice essere senza fondo. Il nome deriva da una leggenda Dothraki, secondo la quale migliaia di anni fa il primo uomo emerse dal grembo del mondo, in groppa ad un cavallo. Ai piedi della Madre delle Montagne, sulla riva del grembo del mondo, sorge Vaes Dothrak, la città dei cavalieri. Vaes Dothrak, la città dei signori dei cavalli. Essa si estende per chilometri sotto al sole, senza mura e con larghe strade battute dal vento. Pur essendo così grande da poter accogliere tutti i Khalasar Dothraki insieme, la città è scarsamente popolata, abitata principalmente da schiavi e governata dal Dosh Kalin, un concilio di anziane vedove dei Kal del passato. Baes Dothrak è ritenuta sacra, per questo al suo interno è proibito portare armi o spargere sangue. Gli edifici della città, se così si possono definire, sono fatti di terra, legno e tronchi, a parte qualche piramide rivestita in marmo, ovviamente tutti costruiti dagli schiavi catturati dai Dothraki. Dato che non ci sono mura, non esistono delle vere e proprie porte per la città, ma l'ingresso principale è il portale del cavallo, formato da due enormi stalloni di bronzo che incrociano gli zoccoli formando un arco, sotto al quale passa la Via degli Dei, la strada più importante di Vaes Dothrak. La Via degli Dei è una strada erbosa che attraversa la città. Ai suoi lati sono allineate statue e monumenti rappresentanti centinaia di divinità dei popoli annientati dai Khal Dothraki, i quali dopo ogni conquista portavano qua i loro trofei. La via incrocia anche i due mercati di Vaes Dothrak. Il mercato occidentale, frequentato principalmente da commercianti delle città libere, è situato in una grande piazza in terra battuta, con banchi, taverne e gabbie per gli animali. Il mercato orientale, dove si può trovare merce più rara, proveniente da Kart, Yiti e Ashai. Questi mercati sono molto importanti perché permettono gli scambi via terra tra l'est e l'ovest di Essos. Per questo i Dothraki permettono ai mercanti di attraversare il mare d'erba fino a Vaes Dothrak, ma solo se essi rispettano la sacralità del luogo ed offrono un tributo al Dosh Kalin.
Così il mare Dothraki, pur essendo abitato da un popolo considerato selvaggio, è stato ed è tuttora un luogo molto importante, sia culturalmente sia per quanto riguarda gli avvenimenti delle cronache del Ghiaccio del Fuoco, soprattutto ora che Daenerys si trova ancora una volta coi Dothraki nel loro mare, ma di questo potremo parlare in un futuro video. Per essere sicuri di non perderlo, iscrivetevi, mettete mi piace e commentate. Valar Dohaeris!